fai cadere, diciamo, quello inside, oppure c'è il sacrificio schermo a cruzetta, ruota proprio sopra e tu vai in al sud. Va bene lo stesso. L'importante è che con la scheda non vai indietro. Ce l'ho io, sai. Diciamo che la versione quella da judo dovrebbe essere come la fai, la tiro, però è molto più forza. Esatto, molto più forza. La versione del jiu-jitsu è per chi la forza non ce l'ha, quindi deve essere una tecnica che posso usare con chiunque, pesante, non pesante, ok? Quindi piego leggermente la schiena e invece che fargli fare completamente la rotazione, lo stacco e lo porto poi davanti in side. Però va bene, basta che la schiena è dritta. Vediamo l'ultima. Ok, può succedere, perché si sa che nella lotta in piedi, il primo che riesce è sempre... una lotta a chi mette la presa sotto, ok? Esatto. Che cosa succede? Quello che fa la presa sotto buono forte, poi che cosa fa? Tende a chiudere, boom, così non posso più entrare. Quando arrivo in questa, quando arrivo in questa posizione, io non è che c'ho molto margine, nel senso che io qua l'ho chiuso, l'ho preso. Adesso si tratta di fare la lotta su questa presa, esatto. Il primo, quando riesco a portarla qua, t'ho preso, perché ho il braccio che guida, ok? A questo punto posso entrare direttamente la mia proiezione. Quindi che cosa succede? Se lui fa la presa, chiude, fai la presa e chiudi col gomito, ecco, qua, boom. E io non c'ho, qua c'ho pochi istanti, non è che mi posso mettere a rompere, quello mi ha preso, mi ha chiuso la distanza. Allora quello che devo fare, prima cosa, è la mano libera, va a prendere il suo tricipite qua, ok? Mano libera, va a prendere il tricipite qua, porta il gomito in avanti, vedi che crea una torsione? Presa alla spalla, chiudo. Adesso, vedete questa gamba? Questa a me dà fastidio, quindi ho diversi modi. Posso, prima di tutto, cercare di fare una spazzata. La porta, ecco, quando si crea questo spazio, io do entro e do un'ancata, quindi, punto, togliergli la gamba. Guardate bene, qua non è aggancio, perché se io aggancio, qua è una lotta pure a lui, siamo 50 e 50, mi potrebbe proiettare, quindi è come se io entro e do un'ancata sulla sua cintura. Quindi, punto, vedete che lui sposta la gamba. Boom. Appena sposta la gamba, avvicino, vado ad agganciare il ginocchio, vado giù e faccio, boom, sopra, ok? Quindi, siamo qua, lotta, lui chiude, uno, chiudo, boom. Sopra, ok? Chiudo. Quando lo porto in questa torsione, lui ha meno forza. Dallo spazio, entro, non devo fare una cosa spettacolare, una volta che ho agganciato nell'incavo del suo ginocchio, ok, basta che io qua mi piego e scarico la gamba, sempre tenendo quelle prese. Se lui recupera, difende, ma se io rimango così, sono in vantaggio io, ok, vai.